Mi servirebbe un tavolo da lavoro, sai? E ce n'è uno proprio qui a 20 metri. Ok. Ah, carta? No. Le finte turbine. Un progetto. Vantaggio stordente. Eccolo qua. Gli attacchi pesanti innescano un'esplosione traumatizzante che può scaraventare via i zombie normali. Perfetto. Questo lo possiamo buttare sul martello di Emma, ma anche sull'altro che abbiamo lasciato da parte, o addirittura anche su questo. Però questo ormai l'ho creato tutto ben bene. Dai, voglio riprovare a lasciare autofagia al terzo livello e vedere come ce la caviamo. Come facciamo a proseguire? Qui, ma ovviamente... Damn it. Esatto, la corrente dobbiamo riattivarla. Ma porca, stavo guardando che arma c'era lì, ma scusami, ma ti pare normale? Ah, pensa a te sta gente. Eccolo qua. Lippity Wibble. E i blibidi blobidi. Si è aperto anche da questo lato, perfetto, perché da questa parte c'è anche una cassa. Una cassa che immagino che sarà chiusa, avremo bisogno di una chiave, vero? Armadietto di Yogin Buck. Ok. Una spada zombie. Ecco, una spada del genere non mi dispiacerebbe averla, se ce ne fosse una decente, o anche una unica, ma non è il caso. Ma questo è uno shortcut per caso? Eh sì, mi sa proprio di sì. Sì, siamo entrati dalla parte che dicevo no, facciamo il giro lungo. Pensa un po' che genio. Dai, andiamoci allora un attimo a lasciare giù le armi inutili. Però c'è un fusibile a pochi metri da qua, andiamo a vedere. Non mi aspetto nulla, onestamente, dai fusibili ormai, però vediamo che cosa troviamo. Ah, una sparachiodi. Ecco, guarda. Cretino del cavolo. Ti pareva? Ah. Mamma mia! Rieccoci qua, Grace. Ciao! Allora, direi di lasciare giù un po' di armi che ci hanno accompagnato fino ad ora. E quel grande grosso martello che abbiamo trovato prima, non è apparso come mi aspettavo, purtroppo. La domanda è, sarà rimasto lì oppure sarà despawnato? Però un'altra arma da taglio me la devo portare. Un'altra spada proprio minore importanza, tipo la morte di Red, la Okami. Solo che al momento non ho voglia di mettermi a modificare la Julienne, quindi mi porterò una di queste due. Guarda, spero non sia despawnata. Ma è esatto. Non ci speravo neanche troppo. Purtroppo secondo me è despawnata quando siamo morti. Sembrava anche una buona arma, cavolo. Vedi, una volta che mi autoconvinco, dai, proviamo a fare come dico, poi mi perdo le armi buone. Ma secondo me o è despawnata perché siamo morti, o perché l'ho presa nell'inventario e poi l'ho tolta. Eccoci qui. Tu ti alzi? Ariete. Ok, è un'abilità d'attacco. È violenta, carica in corsa e respinge gli zombie normali. Cioè, è un'abilità anche continua, quindi. Oh! Sai cos'è questa? Era la stessa abilità che c'aveva Sam B, questa. Certo, ora conta come abilità, diciamo, attiva di chiunque, ma era solo di Sam B questa una volta. Il che mi fa pensare che altre abilità che troveremo qui saranno dedicate all'ariete. Non sembra male. Se troviamo delle carte buone ci faccio un pensiero. Bello però la piscina messa qui con il bar e il festival proprio lì messo davanti. Guarda, questo è solo sfizio personale. Andate piccole apine. Andate e colpite. Ecco fatto. Addio al muscolone. Mamma mia che soddisfazione. Il fucile di Curtis credo sia una delle migliori armi che abbiamo trovato per tutto il gioco. Addio alla tipa. Something got in their heads and flicked a switch. E quel qualcosa lo troveremo adesso? Qui tra l'altro abbiamo un fusibile che mi chiedo se sia uno shortcut oppure qualcosa di nascosto qua sopra. Credo sia uno shortcut a questo punto perché ci sono anche delle casse. E visto tutto sto maciullo di corpi e cadaveri, credo che rivedremo il nostro carissimo amico agglomerato. Però se provo a fare un po' la Super Mario qua. Ok, guarda, lo immaginavo che qua ci sarei dovuto arrivare dopo per attivare di nuovo la musica. Ma penso anche che tutto sto agglomerato di cadaveri si rianimerà dopo. Any answers will be up on that stage. Lo so, ma guarda, ti dirò la verità. Non mi aspetto
assolutamente nulla da questo palco. Non penso che siamo già arrivati alla fine. Penso che prima di tutto ho sbagliato oggetto qua. Dio mio. Stage effects and pyrotechnics. My socks are tingling. Jay si diverte veramente con poco. Ah, ok. This was a big show. Prova i mega schermi, eh? E mega schermi mi fa pensare alle telecamere, ovviamente. Però no, siamo fuori dalla zona. Proviamo dentro la porta rossa. È chiusa, ovviamente. La porta grigia. Ecco fatto. Addio al tizio, proprio un calcio qua in bocca. Oh, un ripostino. Oh, che bello. Che peccato aver perso un'arma per nulla. Ok, attiviamo gli schermi. Ecco qua. Ah, così? Mi sembra un po' troppo semplice, onestamente, eh. Vediamo. A quanto pare mi sbagliavo. Forza, belli. Ok, JJ, we know the drill, don't we, old fella? Funky barbecue! Forza! Arriveranno da tutti i lati o solo qua sul palco principale? Non lo so, ma onestamente ho le api dalla mia parte ora. E ho una build mega veloce. Ho una katana. Non mi può fregare di meno. Quanti siete? Vi aiuterò tutti quanti. Maledetti. Forza. Tanto a fare gli swig così non consumo neanche resistenza o altre robe simili. Tanto questa fra tutte è la spada più sacrificabile, nel senso, fra tutte le armi veloci che abbiamo nell'inventario, questa la sacrifico volentieri ora. Solo per fare piazza pulita dei nemici più fragili. Il che vuol dire che finché vi tengo qua sotto il palco non potete fare nulla. Burn, my darlings, burn. Tu come sei arrivato qua, scusami? Ecco fatto. Forza, belli. Dobbiamo caricare anche questi, venite. Che poi io ogni volta finisco per divertirmi talmente tanto che mi dimentico del problema principale, ovvero della missione. Ok, ho rotto la spada. Non mi era credo mai successo. Ecco fatto. Ancora? Ma scusami, ma non l'avevo isolato quello? Ma scusa, tutta la gente che ho ucciso in sta zona non è valsa nulla. O forse dovevo farlo a tempo. Ok, forza, me ne manca ancora uno, venite. Forza, forza. Ah, forse perché erano sotto il palco non me li ha contati. Forse anche quello è il problema. Kaboom! Elimina i fan sfegatati. Ecco fatto. Forza, su. Quanti siete rimasti? Un centinaio? Una ventina? Una trentina? Quanta gente è rimasta? Forza, forza. Io mi sto facendo un sacco di soldi a fare fuori tutta sta gente in questo modo. Ecco fatto. Contatta la donna danzante. Cos'è questo? Coltello a corno. Ok, mia cara amica, apparirai?
Right, we're piecing together a hideous beat. You've been recording bits of it and texting it to me. How'd I do? What the fuck? Everyone, what the fuck? We've been through this twice already, and I'm beginning to suspect that you're not Mum's plasterer. Duh. You're collecting the pieces. Keep up? I just told you that. Recombine them. Find the beat. Darling, I'm strictly analog. If you don't spin around, I'm lost. Find me in your world. Where? Ma tu chi sei? Esatto. By the beat. Here? At the festival? Yeah. And if I know me, I'll be dancing. Dance? Dance floor. Club. Ma che palle. Lamento. I knew you'd show up again. Come on then. Forza bello. What you got? Corri? Minchia. Il che vuol dire che proprio... Oh cacchio. Mai avuto una missione in cui dovevamo solo fuggire? Il problema, corri dove? Come esco da qui? Mamma. Help. Come esco? È un problema qui. Ok, eccola l'uscita. Bravo che ti sei levato. Cerca la vera donna danzante. Lost him. But now. She's in the big... Quello cos'è? Ah, è il tizio muscoloso, ok. Quindi dobbiamo andare finalmente nella piscina, che ovviamente è chiusa. Ok, verde e blu. Ok, facile. Verde e blu. Ecco fatto. Bingo. Oh, ed eccoci nella piscina. Però io ho bisogno di utilizzare... Ecco fatto. Dicevo, ho bisogno di utilizzare quel tavolo da lavoro. Oppure me ne torno prima da Grace, che faccio prima e vendo anche la roba. Tanto è qua vicino. No, vabbè, ma quanti cacchio di mutanti giganti ci sono qui. Per fortuna che abbiamo sto fucilazzo incredibile, mamma mia. Buongiorno. Holy fuck. Blood Jesus. Posso passare? No, non posso passare, devo farmela per forza il giro lungo di prima. Ah no, posso passare da questa parte dove è appena spawnato qualcuno. Però ho bisogno di una batteria. Eccola qua la batteria. Mettiti qui. C'è qualcuno? Apriamo. Perfetto. Ecco qua. Buongiorno a tutti. Ah, che bello. Ok, era la stessa identica zona, solo che qui avevamo l'incontro col simpaticone solito. Tra l'altro bella la spiaggia rossa. Ah, un fusibile. Ecco che cosa c'era. Vabbè, diamo un'occhiata come al solito. Ti pare? Guarda, arma sbagliata per questa zona. Adesso appare qualcuno. Cosa abbiamo? Una mazza, vabbè, prendiamola. Strano che non è apparso nessuno di fuoco. E guarda un po', c'è un macellaio. Sai che novità. Qui abbiamo una cassa. Quale armadietto è quello chiuso? Questo qui, armadietto Y51. Vabbè, troveremo la chiave. Ah, ce ne sono due addirittura. L'armadietto R19. Ehi là, amico muscoloso. Poverino, tagliato a metà. Allora, quest'arma è buona, ma la sua abilità è fastidiosa per me. Cioè, l'abilità di creare pozze di fuoco non è granché, perché poi ci vado sopra io. E qui abbiamo una di quelle casse emotive. Fammi indovinare, in questa zona le devo trovare tutte un po' sparse, vero? Cioè, è buona più che altro se c'hai tanti zombie e quindi magari li fai andare a fuoco. E ok, ecco, per esempio, i fuochi qui hanno fatto un po' di casino. Però vedi, poi ci devo passare io da quella parte. Aha. Big night club. Sì, il grande locale notturno questo. Ui! You're all in my way. E guarda un po', ci sono anche i buttafuori qui. Capo dei buttafuori. Vabbè, e io c'ho le api dalla mia parte. Tiè, beccatele. Ma che palle, ma quanto sputa lontano. Ci arrivi fino a qua? Quanto ci fai che ci arriva? Sai cosa?
Ecco qua. No, mia... Ma porca... Ecco. Vado in furia. Perfetto. La mia furia non è bastata. Purtroppo no, no, no. Quest'arma non va bene. Quest'arma crea pozze di fuoco. Io ci finisco sopra. È controproducente. Allora, iniziamo così. Pam. Pam. Ecco fatto. Forza bello. Ecco fatto. C'è qualcun altro? Oh. Qualcun altro vuole fare a botte? Forza, forza. Sono qui per voi. Ah. Basta? Perfetto. Che cos'è questo? Oh, mi ha tolto. Quindi vuol dire che c'è qualcuno qui. Fammi indovinare. Queste cassette. Aspetta un attimo. Cos'è quel bellissimo fucile? Lo voglio. Fammi entrare. Finalmente ti ringrazio. Bella arma. Mi sarebbe piaciuto di più usarla perché veramente fa un sacco di danno. Ma morire canticchia. Per colpa delle pozze di... di fuoco, guarda, anche no. Piuttosto veramente torno ad usare il drago di Giada. Richiede la chiave dell'Eclipse. Ok, so chi è lei. Cadenza, l'abbiamo già vista. Fuck. I know you. Certo che la conosci. You dropped me into a pit of zombies, little Miss Lala. Ma ne sei uscito vivo. Cadenza. And I have nothing to fear from you. We're on the same path. Trying to understand what we are. Era lei forse la versione di questo mondo? You told me to find you here. Don't think so. Deep breaths, JJ. Deep breaths. You gave me three recordings of this beat. Did we? We? Oh, we. Non è lei, Jay, ovvio, però dalle questi cosi. We've got to stop it. Give me the recordings. Fine. Here. So, how do we stop it? We don't. I only had one part, but we Ora le ha tutte. Sit back together and complete the message. Right. Give them back. Dai, ti pareva. This beat speaks to me. To us. It's part of what we are becoming. I have to hear it all. It turns people. Kills them. But not us. Quello è vero. Don't you want to know what's inside you? Why you didn't turn like all the rest? This is the answer. You feel it too. Could it turn people back? Save them? Only one way to find out. Combine the parts, understand the message. I'm gonna go get some help with this remix. I'll be in touch. Ok. Va bene. Però voglio trovare la chiave di questo posto. This is beyond her. I've got to get her away from here. Quello è vero. Sabbie mobili, avverti Grace. Dove la trovo la chiave di questo posto?